Oggi ci occupiamo degli asparagi, vegetale tipico di questa stagione che troviamo ampiamente presente in quasi tutti i negozi di ortofrutta e nei supermercati. Si presenta in due varietà, abbiamo l'asparago verde e l'asparago bianco. Differiscono poco da un punto di vista nutrizionale, ma differiscono molto nel tipo di coltivazione. L'asparago bianco viene coltivato sottoterra, appena esce il germoglio viene tolto, mentre l'asparago verde cresce all'aria aperta con il sole. L'altra differenza tra l'asparago verde e l'asparago bianco sta proprio nel gambo. Il gambo dell'asparago bianco si presenta un pochino di sapore amarognolo, per cui non è molto gradito al consumatore, mentre l'asparago verde, il gambo quindi ha un sapore gradevole viene anche ampiamente usato nella cucina normale. Nell'etimologia della parola, questa è molto carina e interessante, l'etimologia dice viene dal greco asparagos, che a sua volta deriva dal persiano asparago. Nell'antico Egitto si conosceva, nel 200 parliamo, si conosceva già questo vegetale, ma l'aspetto più interessante è che i romani ne facevano grande uso sia dal punto di vista medicinale ma anche da un punto di vista alimentare. Tanto è vero che Giulio Cesare chiamò le navi che trasportavano gli asparagi asparagus, addestrò una parte dell'esercito particolarmente per portare gli asparagi nelle Alpi, dove li conservava al freddo e ne poteva usare tutto l'anno. Sugli asparagi ci sono un paio di aspetti molto interessanti. Il primo aspetto, la leggenda ci dice che praticamente per avere nell'antichità, per avere un buon asparago bastava sotterrare delle corna di montone forate quindi la qualità degli asparagi era assicurata. Per cui gli asparagi a quel tempo venivano considerati anche afrodisiaci, considerando che il montone quindi è considerato un animale molto interessante anche da un punto di vista della sua potenza sessuale. Anche gli indiani, per esempio, nel Nord America usavano gli asparagi, li essiccavano e li usavano anche come parte medicinosa. Anche nelle cene pasquali gli asparagi sono molto presenti come simbolo di resurrezione, esce dal terreno, quindi è come germoglio. Ecco, detto questo, andiamo a vedere perché sono interessanti gli asparagi da un punto di vista nutrizionale. Dal punto di vista nutrizionale, gli asparagi si presentano con un contenuto di vitamine e di minerali estremamente interessante. Se noi andiamo a vedere questa tabella, le vitamine presenti negli asparagi in 100 grammi, innanzitutto basso contenuto calorico, 22 kcal, ma abbiamo la vitamina K, tutte le vitamine del gruppo B, abbiamo la vitamina C e anche la vitamina A, quindi già questo, il gruppo delle vitamine anche variegate presenti risulta interessante dal punto di vista nutrizionale, ma quello che io vorrei ai nostri telespettatori mettere in evidenza è il contenuto dei sali minerali. È un contenuto, ma ci sono 9 minerali nei presenti negli asparagi importantissimi: il rame, il selenio, il manganese, il potassio, il ferro, lo zinco, il fosforo, magnesio e calcio. È veramente un cocktail di minerali estremamente interessante per la salute umana. Se andiamo a vedere poi dopo tutti questi minerali, tutto questo, questo contenuto nutrizionale che è presente negli asparagi, riassuntati, andiamo a vedere quali sono i benefici che portano alla nostra salute. Vanno bene per la digestione, vedete, fanno vedere l'intestino, ma sopportano anche la salute del cuore, migliorano l'attività cerebrale, migliorano anche la visione, cioè gli occhi, la salute degli occhi, hanno anche poiché sono presenti degli antiossidanti, hanno anche questa funzione di prevenzione contro il cancro, regolano il livello degli zuccheri nel sangue, ti mantengono giovane, quindi danno più forza e infine quindi anche per la salute delle ossa. Questo fa sì che, già in paesi un pochino più
diciamo che hanno molto più importanza i prodotti che vengono estratti dai vegetali, in questo caso degli asparagi, vedete qua, ci parlano delle proprietà medicinali e le loro applicazioni, soprattutto diciamo nella stimolazione dell'urinaria per diminuire il peso, ma soprattutto per il ferro, perché essendoci vitamina C, essendo il ferro viene assimilato di più. Tutti gli aspetti, diciamo, dell'asparago che noi possiamo in qualche modo utilizzare, fresco, cucinato, un infuso e sotto forma di capsule. Vedete quante cose si riescono a fare con gli asparagi. E in più, diciamo, voglio farvi vedere quando si puliscono gli asparagi, che è molto semplice. Guardate come quando vengono le bucce, eccolo qua. Quando voi volete pulire, quindi usate questo, per la patata, queste bucce di fatto si possono friggere e viene un'ottima frittata e utilizziamo anche le fibre che sono prodotte dalle bucce. In più non potevano mancare la cosmetica fatta con gli asparagi, abbiamo molti prodotti cosmetici con gli asparagi che per mantenere la pelle pulita, per mantenere la pelle più giovane. Quindi detto questo, vedete gli asparagi, tutto ciò che è interessante al pianeta di questo vegetale di stagione.